Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 8, 15 marzo 1908, capitolo 29. Questa mattina mi sentivo più che mai oppressa dell'applicazione del mio sommo ed unico bene, ma insieme placida, senza quelle ansie che mi facevano girare cielo e terra. E allora mi fermavo quando lo ritrovavo e dicevo fra me: che cambiamento! Mi sento impietrita per il dolore della tua assenza. Eppure non piango, mi sento in una pace profonda che tutta mi investe, nessun alito in contrario entra in me. In questo mentre il benedetto Gesù è venuto e mi ha detto: devi sapere, figlia mia, non volerti affannare, devi sapere che quando c'è una forte tempesta nel mare, dove le acque sono profonde, la tempesta non è che superficialmente, la profondità del mare è nella più perfetta calma. Le acque restano tranquilli e i pesci, quando avvertono la tempesta, per essere più sicuri, si vanno a rannidare dove l'acqua è più profonda. Sicché tutta la tempesta si scarica dove il mare contiene pochissima acqua. Perché, siccome le acque sono poche, la tempesta ha la forza di agitarle da imo a fondo e di trasportarle anche altrove, ad altri punti del mare. Così succede alle anime, quando sono tutte piene di Dio fino all'orlo, fino a traboccare fuori. Le tempeste non hanno la forza di agitarle minimamente, perché contro Dio non c'è forza che valga. Al più la sentiranno superficialmente.
Anzi, avvertendo la tempesta, l'anima mette in ordine le virtù e vi si rannida nel più profondo di Dio. Sicché esteriormente pare che sia tempesta. Ma tutto è falso. Allora l'anima gode più pace e si riposa tranquilla nel seno di Dio, come i pesci nel seno del mare. Tutto il contrario accade alle anime vuote di Dio, oppure che contengono qualche poco di Dio. Le tempeste le agitano tutte, sicché che, se hanno quel poco di Dio, lo scemano e ci vogliono forti tempeste per agitarle. Basta un minimo vento per far fuggire da loro le virtù. Anzi, le stesse cose sante che per le prime formano il loro pascolo prelibato e da sazietà ne gustano, per le seconde si convertono in tempeste, sono sbattute da tutti i venti, da tutte le parti, non è mai bonaccia per loro. Perché ragion vuole che dove non c'è tutto il Dio, il retaggio della pace è lontano da loro. Continuando il mio solito stato, qui siamo al capitolo 30, 22 marzo 1908, e mi trovavo fuori di me stessa e mi pareva di vedere M ed altri preti, ed essendo uscito un giovane di beltà divina, accostandosi a me mi somministrava un cibo. Io l'ho pregato che di quel cibo che dava ne facesse parte M ed altri, così accostandosi a M gliene davano buona parte, dicendogli: io ti faccio parte del mio cibo e tu disfama la mia fame col darmi le anime, additandogli l'opera che M vuol fare, ed insieme lo eccitava fortemente nel suo interno, dandogli degli impulsi di ispirazioni. Poi ne ha fatto parte ad altri. In questo momento è uscita una donna veneranda, e quelli che hanno ricevuto il cibo dal giovane si sono fatti d'intorno e le hanno domandato loro qual era lo stato mio. E la donna ha risposto: lo stato di quest'anima è stato di preghiera continua, di sacrificio e di unione con Dio. E mentre è in questo stato, sta esposta a tutti gli eventi della Chiesa, del mondo e della giustizia di Dio, e prega, ripara, disarma ed impedisce per quanto può i castighi che la giustizia vuole scaricare sulle creature, sicché le cose stanno tutte sospese. Ora, mentre ciò sentivo, dicevo tra me: sono tanto cattivo, eppure dicono che questo è il mio stato. Ma con tutto ciò mi trovavo vicino ad un finestrino alto alto, e di là vedevo tutto ciò che si faceva nella Chiesa e nel mondo, i progetti che stavano per cadere, ma chi può dirli tutti? Passo innanzi per non fare lungaggini. Ed io, come gemevo e pregavo, e avrei voluto farmi in pezzi per impedire tutto, ma nel meglio è tutto scomparso e mi sono trovato in me stessa. Capitolo 31, 25 marzo 1908. Continuando il solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia, le tentazioni si vincono facilmente, perché il demone è la creatura più vile che possa esistere, e basta un atto incontrare un disprezzo, una prece, per farlo fuggire, perché questi atti lo rendono ancora più vile di quello che è. E lui, per non sostenere quella confusione, non appena vede quell'anima risoluta che non vuol dare retta alla sua viltà, fugge atterrito. Ora, se l'anima non facilmente si può liberare, significa che non è solo tentazione, ma passione radicata nell'anima che la tiranneggia, unita alla tentazione. Perciò non può liberarsi. E dove c'è passione, il demonio tiene più forza per farsene gioco dell'anima. Specialmente il primo e il terzo capitolo contengono davvero grandissima sapienza, ma anche il secondo, a mio modestissimo avviso, consente un'importantissima chiave di lettura, ma anche una chiave di azione dinanzi a tante situazioni che ci possono pararsi dinanzi. Ecco, è innanzitutto interessantissimo notare l'incipit del primo capitolo. Noi abbiamo visto tante volte Luisa smaniare in tutti i modi possibili, quasi, insomma, piangere, strapparsi le vesti, tra virgolette, insomma, no, disperarsi, non in senso stretto, no, ma in senso lato, insomma, proprio per significare un dolore pazzesco. E tante volte abbiamo considerato come questa cosa di per sé è normale per chi abbia avuto delle reali esperienze soprannaturali, che appunto lasciano nell'animo un languore, una
desiderio, insomma, di riviverle fortissimo. Questo è attestato nella storia della mistica cristiana. Ecco, però anche questa, nonostante che sia mossa dall'amore, dalla carità, se uno ci pensa bene, in un certo senso, è un'imperfezione. Perché? Perché se in un dato momento Gesù non si fa vedere, anche a te che ci sei abituato, eccetera, eccetera, non si fa vedere perché è sua volontà questo. E quindi certamente Gesù gradisce i desideri e gli ardori dell'anima, ma purché tutto avvenga, come qui Luisa dice, all'interno di una pace profonda. E lei stessa scrive: il cambiamento, mi sento impietrita per il dolore della tua assenza, e questo va bene, ci mancherebbe, insomma, che Gesù vuole essere desiderato e amato da tutti, ecco, non soltanto, ma in maniera particolare da coloro a cui è concesso tali grazie. Immaginiamo la reazione di Gesù: fa una grazia grossa a un'anima e questa non desidera, dice, ma insomma, no? Ci potrebbe rimanere un pochino male. Quindi questo va bene, questo qui. Però, eppure non piango. Mi sento una pace profonda che tutta mi investe e nessun alito contrario entra in me. Quindi vediamo, quindi, no? Anche quindi, questo, perché no, non ci scoraggiamo, che anche Luisa, come tutte le persone di questo mondo, ha fatto un cammino procedendo verso la perfezione. E qui stiamo già, insomma, nel 1908, stiamo al decimo volume, insomma, non è, ci sono passati 8 anni dai primi scritti, no? Quindi dopo 8 anni di frequentazione di Gesù, come dire, ancora non aveva maturato, come non era ancora arrivato il momento, insomma, non era ancora arrivato a fare questo step, cioè dell'avvertire, pur all'interno di un grande dolore per l'assenza di Gesù, una pace profonda, che è il modo con cui si deve vivere quella situazione. Quindi né l'indifferenza, dice, vabbè, Gesù non è venuto, si è fatta la sua volontà, chi se ne importa, questo è un po' troppo, questo qua, d'accordo? Ecco perché, ma nemmeno, ah no, Gesù non viene, ah, non ce la faccio più, ah, adesso tra poco muoio, cioè, quindi agitandosi interiormente, oltre che soffrendo. Quindi dolore unito alla pace. Ecco il modo corretto per vivere questa situazione, ed ecco uno step ulteriore fatto da Luisa dentro la vita nella divina volontà. E Gesù qui interviene, e da questa esperienza esistenziale molto 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 forte, molto importante, più importante di quello che pensiamo, tanto è vero che appunto Luisa la nota con un certo stupore, dicendo: che cambiamento, questo ci fa anche comprendere. È per questo che molte volte nelle meditazioni portiamo l'attenzione sull'importanza del fare le verifiche interiori. Non si tratta di ripiegarsi su se stessi o di stare sempre a guardare quello che facciamo, no? Però noi dobbiamo verificare anche alcune cose. Cioè, il cambiamento, il primo che lo avverte, senza bisogno che poi lo sbandieri in giro, è il diretto interessato. Una persona lo sa se le sue reazioni interiori, se i suoi stati d'animo sono differenti nel tempo, se sono diversi, se sono sempre uguali, lo sa benissimo, capito? È inutile raccontarsi le balle oppure ingannare il confessore, il padre spirituale, o fa finta, insomma, che uno, cioè, lo sa benissimo se sta progredendo o sta regredendo, se è persona interiore e si mette davanti a Dio sinceramente e senza veli, come dobbiamo fare, ecco, d'accordo? E allora qui Gesù fa l'esempio, tra l'altro questo è un esempio noto in ascetica, anche io in tante circostanze ho fatto questo esempio, della tempesta, no? Della tempesta sul mare. È notorio che nelle acque chiaramente a largo, dentro un oceano, se c'è una tempesta, la tempesta dell'oceano è una cosa allucinante, insomma, se qualcuno si trova sulla superficie del mare è meglio che si faccia il segno della croce, insomma. Io mi sono sempre chiesto come hanno fatto, che ne so, Cristoforo Colombo a varicare con una barca a vela, insomma, tutto quanto l'oceano, no? Boh, non lo so, insomma, quale grande maestria avranno avuto questi marinai, però insomma, se te trovi là sopra, ecco. Ma se uno scende sotto,
di qualche decina di metro, non si avverte assolutamente nulla, e ce n'è sta tanto, sono tanti metri da scendere sotto. Adesso non mi ricordo, ho letto recentemente il punto più profondo degli oceani, quanti chilometri siano, insomma, no? Quindi ha voglia di scendere sotto, come se niente fosse. E allora dice, i pesci stessi, ecco, siccome gli animali sono molto facili a turbamento, quando sentono qualche scossa, qualche rumore, se si spaventano subito subito, per stare tranquilli se ne vanno più a fondo. Ecco, attenzione, qui Gesù dice, poi nota che la tempesta, per esempio, se invece l'acqua è bassa, quindi se il mare è agitato, per esempio, no? Supponiamo che stiamo vicino alla riva, tutti siamo andati al mare quando eravamo piccini, a me piaceva tanto, no? Se il mare è proprio agitato, uno arriva, cioè non è che se vai sotto le onde le senti lo stesso, perché la superficie dell'acqua è poca. Quindi perché la tempesta non si avverta, cioè c'è bisogno di una quantità grossa di acqua, di una grande profondità. E allora qui Gesù dice, quindi chi è che non avverte la tempesta? Le anime colme di Dio fino all'orlo, fino a traboccare fuori. Quindi quelle che, capito, hanno una grande vita interiore, profonda vita interiore. Perché se questa non c'è, cioè se c'è una vita, come dire, scarsa interiore, le anime vuote di Dio, dice Gesù, oppure quelle che contengono qualche poco di Dio, ah, se arriva la tempesta tu ti senti tutto quanto agitato, non sai più che santo votarti, non puoi immergerti, andare sott'acqua, scendere 10 metri con un bel boccale da sommozzatore e non senti più niente, perché stai a riva, quindi c'è poca presenza di Dio, c'è poco Dio, c'è poca virtù, c'è poca vita interiore, e quindi succede il finimondo. E tu, e attenzione, Gesù poi ironizza anche, ma là non serve la tempesta, serve un minimo vento per fuggire per far fuggire da loro le virtù. E allora qui, esame di coscienza, cioè il nostro tasso di vita nella divina volontà interiore è inversamente proporzionale a quanto siamo turbati dagli eventi esterni, dalle tempeste, piccole, medie o grandi che ci possono accadere intorno a noi. D'accordo? Non è che uno rimane imperturbabile, attenzione. Cioè, se c'è una cosa che ti arreca sofferenza, quella cosa sofferenza ti arreca, d'accordo? Ma non ti toglie la pace, però. Questa è un'altra cosa. Non ti toglie né la pace, né la vicinanza con Dio, né l'esercizio delle virtù. Cioè, c'è enorme differenza, eh? Non è un fatto di una quisquilia, è un'enorme differenza. Dove non c'è tutto Dio, il retaggio della pace è lontano da loro. Quindi, quando noi non stiamo in questo, non manteniamo questa pace, non dobbiamo, come dire, semplicemente dire, vabbè, ho perso la pazienza. No, dobbiamo andare a lavorare alla radice. Perché se tu sei uscito dalla pace vuol dire che non stai immerso in Dio, questo significa. E la vita nella divina volontà è vita di immersione in Dio. Immersione, d'accordo? Questo significa fusione, questo significa stare nella divina volontà, non semplicemente farla. Questo è un'equazione matematica. Se tu stai in questo habitat, arrivano, ma anche le tempeste grosse non ti scuotono, non ti tolgono la pace. E qui noi dobbiamo certamente verificare sempre quali sono le nostre reazioni, perché è sempre un problema di reazioni di fronte, abbiamo visto ieri, alle impressioni della vita, quindi alle cose che sono atte a scuoterci, a toccarci, a pungerci, a ferirci a volte, come reagisco io? Ecco. E da lì, quindi, capiamo, no? Quindi, la modalità, dice, mi accorgo che sto così, che faccio? Cerco di essere più paziente. No, non basta questo. Questa è la vita, questa è l'ascetica ordinaria, che per carità è una cosa grande. Cura di più l'immersione in Dio, cura di più la presenza di Dio. Controlla se il tuo cuore è fisso lì o se sei attaccato a qualche altra cosa, eccetera, eccetera, tante le cose che sappiamo. Ecco,
Secondo, ecco, quando questo capitoletto andiamo veloce, così poi andiamo al terzo, la missione di Luisa, chi era Luisa? Lo stato di quest'anima è preghiera continua, sacrificio unione con Dio. Attenzione, ah, quindi questo non fa niente, non si occupa dei problemi, non reagisce dinanzi ai guai. Attenzione, prosegue. Mentre in questo stato sta esposta a tutti gli eventi della Chiesa, del mondo della giustizia di Dio, pur non avendo Facebook a quei tempi, pur non vedendo il telegiornale nel 1908, non so se manco se esisteva, forse neanche la televisione in bianco e nero, forse c'era il cinema muto a quegli anni lì, non lo so nemmeno se era già arrivato, insomma. Quindi non aveva la possibilità di sapere nulla, d'accordo, né tantomeno di intervenire su nulla, perché era una povera donna che stava dentro una casa, eppure sta esposta a tutti gli eventi della Chiesa, del mondo della giustizia, e prega, ripara, disarma. Ricordiamo per esempio la preghiera di Gesù in croce, la diciannovesima lunghissima ora, lunghissima e bellissima, quando c'è la preghiera appunto che serve a disarmare la divina giustizia che Gesù fa mentre stava in croce ed impedisce per quanto può i castighi che la giustizia vuole scaricare, sicché tutte le cose stanno sospese. Allora, comprendiamo il modo soprannaturale di agire e qui facciamo tutti quanti un bel esame di coscienza, come reagiamo noi dinanzi ai problemi del mondo, dinanzi ai problemi della politica, dinanzi ai problemi ecclesiali, veri o presunti, d'accordo? Come reagiamo? Cosa pensiamo? Qual è la cosa giusta da farsi? Qual è la terapia più efficace? Va bene, io non sono un'anima vittima, non fa niente che non sia un'anima vittima, fa niente, non bisogna che tutti siano anime vittime, però la preghiera, il sacrificio, la vita di unione con Dio, e quindi la riparazione, il disarmare e quindi l'attirare la misericordia di Dio sul mondo perché, non perché, perché le cose cambino. E perché le cose cambino, il primo che deve intervenire è il Padre Eterno, non sei tu, con il tuo agire disordinato, spesso e volentieri, e caotico. Noi non siamo il Padre Eterno, tu non risolvi i problemi del mondo. Né della povertà, né della fame, né dei governi, né dello spread, né dell'Europa, né della Chiesa, né degli scandali nella Chiesa. Non, che ce fai? Il vento ce fai. Ma questo è un ottimo modo per affrontarli e non dico risolverli, ma attirare la misericordia di Dio a intervenire di persona su queste cose. Perché se non ci mette le mani il Padre Eterno. Come dice il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori. Chi fa una vita di questo genere, oltre che dare grande gloria a Dio, fa anche un grande atto di umiltà. Nel senso che comprende, verità molto spesso ovvia, ma non troppo, di non essere il Padre Eterno. Il Padre Eterno non siamo noi, è qualcun altro. Le cose che accadono sono sotto il suo controllo. Perché volgano al meglio, non c'è bisogno di chi faccia le rivoluzioni, c'è bisogno di chi attiri la misericordia di Dio a intervenire sui cuori. Questo è un altro modo di essere, di vivere, di pensare, di agire, però nella coscienza ciascuno deve pensare quale sarà più gradito al Signore, quale sarà più cristiano, quale sarà più mariano per le anime devote alla Madonna. Quale sarà il modo più mariano? Cosa farebbe la Madonna dinanzi a tante situazioni? Cosa ha fatto quando era sulla terra? Cosa chiede di fare nei luoghi? Oggi è la Madonna di Guadalupe. Basta andare a vedere la storia commovente, insomma, di questo evento mariano dove si mostra un'infinita dolcezza materna di Maria, no? A questo dobbiamo pensarci. Perché qui è un problema di direzione, un problema di stile, un problema di enorme differenza, tra l'entrare in questa dinamica, in questa logica, in questo stile, o rimanere o optare per altre logiche, dinamiche, stili. Ed ecco l'ultima cosa, le tentazioni. È vero che il diavolo ogni tanto ci tenta, ma Gesù qui dice una cosa molto. Le tentazioni si vincono facilmente. Come le tentazioni si vincono facilmente? Sì, si vincono facilmente.
Perché il diavolo, per quanto possa fare, può soltanto presentare alla tua volontà o ai tuoi desideri un oggetto. Basta, non può, è come se ti passasse davanti un'immagine, ma io dinanzi all'immagine passa davanti, ma io giro la testa. Cioè non ti può costringere a fare nulla. Tra l'altro è un essere, è un vigliacco, è un vile, dice Gesù. Per cui, se ti presenta una cosa e tu dici Ave Maria, basta dire questo qua, a lui scappa. Se tu disprezzi la tentazione, cioè sputi sopra, mi viene un pensiero impuro e tu pensi che io lo guardo e mentalmente io ci sputo sopra quel pensiero, ma proprio sputarci sopra, ma vedi come scappa subito, subito. O faccio un atto contrario, mi viene da mandare un accidente anche mentale a qualcuno che mi dà fastidio. E dico, no, Gesù mio, ci mettiamo un bel ti amo in quel cuore di questo che mi sta dando fastidio e fai pazienza per quello che c'è stato. Quello scappa subito, scappa. Immediatamente, sembra che se la leva a gambe. Perché questi atti, appunto, l'atto in contrario, il disprezzo della tentazione, una preghiera, anche solo una sola invocazione, lo rendono ancora più vile di quello che è. Lui rosica, d'accordo? Ah, questo che è un essere spregevole, è un pezzo di carne, perché lui ci disprezza in questo modo, d'accordo? Lui si sente un padre eterno perché è un essere spirituale, la natura spirituale è superiore a quella umana, no? Non c'ha la materia, dice, ma tu guarda questo, e pur di non farsi disprezzare in quel modo, non ci torna più, non ci torna. O se ci torna, ci torna con stratagemmi un pochino più raffinati. Qual è la condizione per cui vincere la tentazione sia facile? Un'anima risoluta, uno, dice Gesù. È chiaro che se io sto mezzo mezzo, se io, no, supponiamo che io sono mezzo lussurioso e non ho ancora tagliato bene questa cosa qua, è chiaro che se mi propone un'immagine impura, io mi sento tentato, ma perché? Perché nel mio cuore non ho detto io sta roba qui, c'è cioè, sputo solo, non la voglio manco sentire nominare. Se ho fatto questo, poi venirmi pure poi a mettermi in sovraimpressione i film porno, io mi giro dall'altra parte. Cioè, si badi a come veramente la benedizione di questi insegnamenti di Gesù è perfettamente in linea con l'ascetica autenticamente cattolica. Il diavolo non c'ha nessun potere se non quello che la tua stupidità e la tua debolezza gli dà. Poi Gesù dice un'altra cosa e concludiamo. Quando è che la tentazione sembra così forte? Quando c'è qualche gancio che il diavolo ha dentro di te. Quando c'è qualche gancio, allora se l'anima facilmente non si può liberare, significa che non è solo tentazione. Ecco perché non dobbiamo dare al diavolo la colpa delle cose che facciamo, è colpa nostra, ma passione radicata nell'anima che la tiranneggia. Capito? Unita alla tentazione. Quindi non è solo una cosa esterna, ma tu c'è ancora dentro al cuore, le devi sapere quali sono. Delle passioni non mortificate, da cui non ti sei liberato, che sono dei ganci. E qui ognuno deve fare, se vuole, con l'aiuto del confessore, se è umile, farsi aiutare, o del padre spirituale, e dire, ma che cosa ci sta ancora dentro la mia anima che offre degli appigli, dei ganci al demonio, per cui in certe situazioni facilmente cado, appena tentato, casco come un somaro? Fa manco un tempo a dirmi mezza cosa, io già l'ho fatta. Se non fai questa operazione, che succede? Che c'è il pericolo che uno è uno zimbello del diavolo, ma non è uno zimbello del diavolo perché il diavolo è così forte, il diavolo è un essere spregevole. Gesù Cristo si era messo sotto i piedi al diavolo. I figli di Gesù Cristo e della Madonna possono metterselo sotto i piedi al diavolo, senza superbie e senza orgogli, ma sono forti in coloro che lo hanno vinto. Noi siamo forti in Gesù e in Maria, non in noi stessi. D'accordo? Però un'anima risoluta nel bene, quindi che il bene che conosce come tale, non lo fa a metà, d'accordo? Ma lo fa punto e basta, senza voltarsi indietro e senza tentennare.
È un'anima che lavora e cerca di togliere i ganci e gli appigli interiori che il diavolo ha per farci secchi, non deve avere paura di nulla. Perché è il diavolo che ha paura di lei e la teme. E alla prima minima cosa, e se la dà levata a gambe, abbiamo dei rarissimi passaggi descritti di Luisa, che una volta il diavolo aveva provato ad avvicinarsi. Gli ha detto mezza cosa, è scappato come un coniglio e come una lepre, andandosi a sprofondare nell'inferno per non vederla più. Se questo non accade, non diamo troppo facilmente la colpa al diavolo. Fa il suo lavoro, purtroppo, il suo maledetto lavoro, e non può fare altro di quello che fa. Ma il diavolo andrebbe in ferie, d'accordo? Andrebbe a spasso se lo lasciassimo disoccupato. Cioè non gli dessimo appigli, noi. Il Signore ci aiuti, ecco, a entrare dentro noi stessi e soprattutto alla luce di questo ultimo e del primo capitolo, verificare un pochino cosa si muove dentro la nostra anima. Bene che questi insegnamenti di cielo, o Santa Vergine Maria, con il tuo aiuto scendano nel nostro cuore, si imprimano bene, questi sì che si devono imprimere bene nella nostra mente, ci offrano l'occasione, questo è il tempo d'avvento, un tempo quanto mai propizio, ecco, per entrare dentro noi stessi e fare proprio un tagliando, ecco, perché qualunque cosa che ostacoli, ecco, l'avvento di Gesù nella nostra vita e l'avvento tanto sospirato, pieno del regno della Divina Volontà nei nostri cuori, deve essere rimossa con la nostra collaborazione e con il tuo aiuto. Ti preghiamo di stare vicino a noi e di aiutarci in questo splendido, anche se a volte un po' e certamente doloroso, lavoro di conoscenza e di riforma di noi stessi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.